Prosegue il tour in città di Gianni Lettieri, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, leader dell'opposizione in consiglio comunale. Accompagnato dall'europarlamentare Fulvio Martusciello e dall'ex europarlamentare Iva Zanicchi, ha inaugurato il nuovo point in vico delle Fiorentine a Chiaia, alle spalle del palazzo crollato alla riviera di Chiaia. Martusciello appare ottimista per le elezioni. I sondaggi sono molto buoni, Lettieri è in grande vantaggio rispetto agli avversari, sono convinto che nei prossimi mesi consolideremo con il coraggio della verità il nostro vantaggio per vincere le elezioni comunali. Iva Zanicchi, cantante showgirl, divenuta poi una delle europarlamentari del partito di Silvio Berlusconi, ha conosciuto per la prima volta oggi Lettieri e ne ha ricavato questa impressione. È una persona molto concreta, positiva, padre di famiglia, mi è parso molto solido, una persona per bene che soprattutto ha questo grande amore, speriamo che sia così, questo grande amore per Napoli e vuol fare. Lettieri conferma che entro febbraio saranno inaugurati altri 18 infopoint a sostegno della sua candidatura. Continua il tour nella città di Napoli, come dicevo prima sto guardando adesso stamattina una mattinata bellissima perché si sta inaugurando un altro point, un altro punto, un'altra sede, ma quello che sto vedendo in giro per i quartieri Scampia, Secondigliano, Miano, San Pietro, Ponticelli mi spinge ad andare avanti sempre di più perché ci sono delle situazioni di disagio spaventose.